prima puntata di Habitat, la nuova trasmissione curata dalla redazione di Ecografi. E ogni settimana vi terremo compagnia parlando di tematiche ambientali. Ovviamente non parleremo solo di parchi, di ghiacciai, di foreste, ma parleremo anche di città. È vero, Federico? È vero, proprio dall'ambiente cittadino abbiamo deciso di partire quest'oggi e per farlo nel migliore dei modi abbiamo scelto di parlare di qualità dell'aria e raccolta differenziata con l'assessore del Comune di Torino che abbiamo il piacere di poter ospitare, Alberto Unia, assessore all'ambiente. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare a parlare di qualità dell'aria, una breve scheda introduttiva. Torino è situata nell'area più industrializzata d'Italia e tra le più industrializzate d'Europa. Le emissioni di sostanze inquinanti sono quindi particolarmente alte. Inoltre, la pianura padana è caratterizzata da una conformazione morfologica che rende difficoltosa la dispersione degli inquinanti stessi. Il traffico veicolare rappresenta oggi il fattore fondamentale su cui agire. Adesso è imputata la principale quota di emissioni di sostanze inquinanti e, oltre alla qualità dell'aria, ha forti impatti sull'occupazione del territorio, sul consumo di combustibili con relativa emissione di CO2 e sull'inquinamento acustico. Nonostante negli ultimi 30 anni la qualità dell'aria a Torino sia migliorata, non è ancora sufficientemente pulita da rispettare i nuovi limiti introdotti dalla normativa europea. Il numero massimo di giorni per sforare i limiti concessi dall'Europa è di 35 all'anno. Torino ha terminato i giorni a disposizione per l'anno 2017 già da febbraio. Allora, Assessore, cominciamo col parlare di qualità dell'aria. Siamo a settembre, i dati dell'ARPA sembrano essere per il momento positivi, però come sappiamo, con la stagione fredda i livelli di PM10, che è il pa famoso particolato tanto dannoso per la salute umana, aumentano. Ecco, esiste un piano dell'amministrazione per prevenire questo tipo di problema? Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato in trasmissione e vi pregherei di darmi del tu se è possibile, perché così magari nel mio stile una D'accordo. chiacchierata un po' più informale. Sì, esiste un piano del comune che è coordinato con Regione e con la pianura padana, i comuni della pianura padana. Noi quest'anno per la prima volta abbiamo costituito con i comuni della pianura un protocollo che serve proprio per iniziare un percorso condiviso, strutturato, per diminuire l'inquinamento atmosferico in tutte le città della pianura. Abbiamo fatto già un incontro fra Torino, Milano e Bologna con gli assessori relativi e abbiamo aperto un tavolo di lavoro dove si è discusso proprio del fatto che nella pianura padana, come sappiamo, essendo una cappa, ci sono problemi in tutta l'area, non soltanto in una città piuttosto che in un'altra, per cui stiamo studiando misure strutturali per i prossimi anni. Per trovare delle misure che siano realmente efficaci appare sempre più importante capire anche meglio quali possono essere delle alternative all'utilizzo dell'automobile in ambiente urbano, quindi dei mezzi di trasporto che siano realmente efficaci, che vadano incontro a quelle che sono le necessità dei cittadini, ma che in qualche modo ri riescano a ridurre anche questa famosa soglia di particolato nell'aria e quindi i rischi per gli abitanti delle città. Sì, trasporto pubblico e privato che hanno due tipi di esigenze e di problematiche diverse. Il trasporto pubblico, in questi giorni abbiamo proprio chiuso un accordo per cui ci sono stati consegnati circa 20 pullman nuovi che sono stati vinti a bando, pullman elettrici ovviamente, completamente elettrici, e il trasporto pubblico locale andrà sempre più in quella direzione, per cui riduzione assolutamente delle emissioni. Allo stesso tempo però bisogna cambiare anche un pochettino l'impostazione, cioè la nostra educazione al muoverci in città, quindi stiamo anche ripensando al sistema di trasporto pubblico locale proprio per ridurre la possibilità, cioè ridurre il disagio dei cittadini che vogliono posare la macchina e usare il mezzo pubblico e oltretutto stiamo anche incrementando le piste ciclabili e stiamo seguendo il biciclette in modo da accelerare un pochettino la copertura totale della città con piste ciclabili per adeguarci un pochettino a quello che anche in tutta Europa si fa, cioè la bici non è più vista come un qualcosa che si usa la domenica per fare la passeggiata, ma come mezzo di trasporto quotidiano. Anche perché Torino, per la sua conformazione, è una città che effettivamente potrebbe prestarsi all'utilizzo della bicicletta, visto che comunque è per buona parte delle sue dimensioni in piano, quindi potrebbe anche, abbiamo il buon esempio di Corso Francia, che tutto sommato sta funzionando bene, speriamo che
piste ciclabili come quella di Corso Francia possono essere effettivamente costruite anche. Sì, la cosa più complicata per le piste ciclabili è proprio abituarsi, cioè far abituare i cittadini che abitano in alcune zone alla modifica della propria zona. E, quando tu cerchi di fare una pista ciclabile, il primo problema che incontri sono i posteggi. Ovviamente, e la viabilità che viene modificata. I commercianti spesso si preoccupano di questo perché hanno paura di perdere clienti, gli abitanti hanno paura di perdere posteggi, in realtà poi alla fine credo che i commercianti siano proprio i primi a guadagnarci nell'aumentare le persone che possono passare, perché se tu oltre alle macchine hai anche le biciclette che passano, ovviamente ci sono più persone che passano in un'area e quindi più possibilità di avere clienti. C'è anche molta diffidenza da parte di alcuni cittadini nell'usare la bicicletta, un po' per lo smog, un po' per alcuni incidenti di cui si sente spesso parlare. Ecco, lei cosa si sente di dire? Torino è una città sicura per muoversi in bicicletta? Sì, Torino è una città sicura, tutte le piste ciclabili che ci sono a Torino sono a norma secondo il codice della strada, i tecnici comunali sono assolutamente in grado di continuare a progettare nel modo più sicuro le piste ciclabili. Chiaramente è anche l'educazione che modifica la sicurezza di un territorio, perché se l'educazione alla ciclabilità di una città prende consapevolezza in tutti i cittadini, è chiaro che tutti stanno più attenti, magari vanno un po' più piano in macchina e fanno un po' più di attenzione. Allo stesso modo anche i ciclisti a volte devono fare un po' più di attenzione. Diciamo che il concorso fra educazione e struttura della viabilità è un buon mix per riuscire ad avere una ciclabilità sicura. Sono state annunciate da qua a fine anno altre due domeniche ecologiche, queste famose domeniche dove il traffico è assente per le vie di Torino, che però non trasmettono sempre il messaggio chiaro. C'è chi pensa che questo tipo di iniziativa serva a pulire l'aria qualche domenica all'anno. Ecco, invece le chiedo qual è il senso di questo tipo di iniziative. Che valore ha bloccare le automobili per Torino per qualche domenica all'anno? Allora, già il fatto di aver cambiato il nome da Domeniche Ecologiche alla Domenica per la Sostenibilità è già il primo passo per far capire che la Domenica per la Sostenibilità è un modo, ma non è il limitare la libertà di qualcuno di muoversi, ma è un modo di pensare. Noi stiamo, proprio in questi giorni ci stiamo riunendo per cercare di capire quale può essere la strategia migliore per aumentare la consapevolezza del limitare il traffico e di poter rivivere a piedi le strade cittadine. Le domeniche per la sostenibilità non saranno un momento in cui si vieta a qualcuno di fare qualcosa, ma sarà un momento in cui si consente a qualcuno di fare qualcos'altro. Quindi eventi per la città, aree isolate dalle auto, ma non tutta la città, ma aree specifiche dove si fanno degli eventi e tutta la ZTL centrale. Questo è un pochettino quello che stiamo pensando di fare. In realtà sarà in questi giorni poi la decisione della strategia migliore su quali saranno le domeniche, ma sarà aumentare la consapevolezza delle persone e non limitarne la libertà. A proposito di strategia, a livello globale c'è sempre più preoccupazione, ormai condivisa da tutti i principali esperti, di quello che è il futuro del nostro pianeta, sia per quanto riguarda il surriscaldamento globale, appunto, ma anche riguardo l'inquinamento, insomma. E sempre più importanza viene data in ambito locale alle pubbliche amministrazioni, si richiede sempre che le città riescano in qualche modo a operare e a effettuare qualche cambiamento da questo punto di vista. Lei come si immagina la Torino del 2027, tra 10 anni, come sarà Torino? Oddio, io me la immagino un po' meno inquinata. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro di studio e anche di progettazione. In questo momento, mentre noi siamo qui che parliamo, uno dei miei collaboratori è negli Stati Uniti proprio per partecipare a un workshop dove con tutti gli stati membri di un'Unione Europea, più altri stati degli altri continenti, si sono trovati proprio per studiare insieme una strategia per ridurre le emissioni di CO2 e per l'adeguamento ai cambiamenti climatici. Quindi non esistono soluzioni immediate a un problema, bisogna costruirlo e bisogna iniziare a farlo, lo stiamo facendo. E da questo punto di vista il contributo dei cittadini può essere, credo, fondamentale, specialmente perché credo che, soprattutto per quanto riguarda le politiche ambientali, non sia così facile far capire che magari i risultati di politiche ambientali applicate oggi potranno farsi sentire magari tra 10 anni, quindi a lungo termine. E in questo senso
Sì, tutto questo deve essere affiancato da una buona comunicazione al cittadino, ma soprattutto una buona comunicazione nelle scuole, perché alla fine se parliamo di cosa succederà fra 10 anni, dobbiamo parlare anche, soprattutto alle persone che fra 10 anni saranno degli adulti e che quindi avranno poi la consapevolezza di come dovranno comportarsi e soprattutto di come è cambiato il mondo e di come bisogna cercare di rispettare un pochettino gli equilibri della natura. Abbiamo letto sul giornale che lei ha incontrato altri assessori di altri comuni della pianura padana, sempre che si occupano di ambiente e di trasporti, per studiare una strategia comune per ridurre il problema dell'inquinamento delle nostre città. Ci può accennare qualcosa? Questo incontro che abbiamo fatto a Bologna è stato proprio tra assessori di Torino, Milano e Bologna per discutere delle strategie di tutto il bacino padano. Abbiamo individuato che a seconda dell'area gli fattori inquinanti sono diversi, per cui è necessario che le strategie siano diverse per ogni comune, ma siano coordinate in modo da avere poi il risultato ottimale per tutta l'area. Noi adesso dobbiamo mandare brevemente la pubblicità, ci risentiamo tra qualche minuto per parlare di raccolta differenziata e spazi verdi. Bentornati su Habitat, siamo in compagnia dell'assessore Alberto Unia del Comune di Torino, assessore all'ambiente. Abbiamo parlato finora di mezzi di trasporto e inquinamento, adesso tratteremo il tema della raccolta differenziata. E lo facciamo subito dopo aver visto una scheda introduttiva. Accrescere l'efficienza della raccolta differenziata è sicuramente una delle sfide più importanti per gli assessorati all'ambiente di tutte le maggiori città metropolitane italiane. In base ai dati forniti da Amiat, a Torino, il sistema basato sulla differenziazione riguarda il 42% dei rifiuti prodotti nell'intera città, con picchi del 60% nelle zone dove viene applicata la raccolta porta a porta. Proprio l'ampliamento della strategia basata sul porta a porta sembra così rappresentare una soluzione collaudata per migliorare ulteriormente la gestione ambientale della città. Una politica che necessita però di un investimento pubblico costante e mirato, in accordo con iniziative finalizzate a un coinvolgimento sempre più attivo della cittadinanza. Allora, come detto nel corso della scheda introduttiva, effettivamente ci sembra di aver trovato un nuovo sistema, in realtà è stato inaugurato nel 2003, ma un sistema più efficace per la raccolta differenziata, che è il sistema porta a porta. In base agli ultimi dati forniti da Amiat, nelle zone dove viene applicata la raccolta porta a porta si ha una differenziazione dei rifiuti di circa il 60%, mentre in quelle dove c'è la canonica raccolta normale, insomma come sempre è stata condotta, si raggiunge appena il 30%. Ecco, in questo senso l'amministrazione ha la volontà effettivamente di ampliare, come già in parte sta facendo, visto che a settembre è stata inaugurata la raccolta porta a porta a San Salvario, anche in altre zone di Torino, visto che all'appello manca ancora il centro cittadino e alcuni quartieri densamente abitati come San Donato, Barriera di Milano, Citturini. Sì, noi abbiamo in previsione per quest'anno e il prossimo di ampliare il porta a porta in 3 quartieri nuovi. Uno l'ha appena citato, che è appena partito, e ci sarà Vanchiglietta, San Salvario e Aurora. E ci saranno altri 2 quartieri probabilmente negli anni successivi. L'obiettivo è quello di arrivare a coprire il 100% della città col porta a porta. Sappiamo benissimo che il porta a porta è importante non soltanto per i risultati, ma anche per il messaggio, perché quando tu differenzi capisci anche quanto produci, perché buttare tutto in un sacchetto unico ha un risultato anche psicologico. Quando devi differenziare hai più consapevolezza del rifiuto che stai andando a buttare, quindi è per questo che la raccolta differenziata porta a porta porta anche a una diminuzione del rifiuto, perché la consapevolezza della persona aumenta e quindi invoglia proprio a ridurre la produzione. Quindi aumentano i servizi, in qualche modo aumenta anche la sensibilità su questo tema, però in qualche modo come si sensibilizzano anche proprio le persone che non vogliono in nessun modo partecipare a questa raccolta differenziata? Come si aumenta il tasso di efficienza, ecco, della raccolta differenziata da parte dei cittadini? Ma in realtà non credo che esistano poi persone che non vogliono fare la raccolta differenziata, anzi, penso soltanto che sia proprio un problema di buona comunicazione e di riuscire a far percepire qual è il beneficio effettivo della raccolta differenziata. Noi abbiamo, tra l'altro, giusto ieri ho partecipato all'inaugurazione di un progetto nelle scuole, dove si parla appunto di
di insegnare, di spiegare ai bambini e farli giocare anche sulla raccolta differenziata, proprio per iniziare a dare consapevolezza a partire dalle scuole elementari ai bambini su qual è il motivo per cui si fa la raccolta differenziata e quali sono i benefici. I bambini sono delle spugne che poi portano tendenzialmente a casa dei genitori la loro esperienza, e quando vedono magari i genitori buttare nel cassonetto sbagliato qualcosa o nel sacchetto sbagliato, sono anche capaci di riprendere e dire: papà, guarda che, o mamma, guarda che stai sbagliando a buttare. Quindi l'educazione si costruisce col tempo e facendo azioni sul territorio di informazione e di sensibilizzazione. In termini economici, la raccolta differenziata porta a porta prevede un dispendio maggiore rispetto alla raccolta canonica, o i costi sono più o meno uguali, diciamo? Allora, i costi per quanto riguarda proprio la raccolta vera e propria sono leggermente, anzi sono superiori sicuramente, non tantissimo, però sono superiori e influiscono un pochettino anche sulle tasse. C'è da dire una cosa però, che questo andrà a variare col tempo, perché il risultato qual è? Il risultato che tu vai a differenziare e ricicli innanzitutto. Tutto quello che può essere riciclato. Man mano che aumenti il mercato del riciclo, è chiaro che aumentano anche, diminuiscono anche i costi. Per cui più riusciamo a fare porta a porta e ampliarlo per tutta la città, più diminuiscono i costi, quindi ne abbiamo un vantaggio anche economico a livello cittadino. In tutti gli ambiti metropolitani italiani spesso si sente parlare di pulizia delle periferie piuttosto che discariche abusive o roghi. Torino ha, ad esempio, proprio in questo tema sofferto di alcune problematiche in passato, e a questo si aggiunge il fatto di avere un ecosistema davvero prezioso da dover mantenere, diciamo, preservare a Torino, soprattutto per quanto riguarda lungo i fiumi della città. Ecco, in questo senso, la città che provvedimenti può prendere, che politiche può prendere per preservare queste zone così belle dal punto di vista naturalistico? Allora, diciamo che a Torino abbiamo tutta un'area che è quella più toccata da questo tipo di problema, che è quella a nord di Torino, quindi lungo l'Astura. Ci sono due problematiche grosse. La prima è il fatto che lungo l'Astura, cioè nelle basse di Stura, ci sia una ex discarica industriale, quindi un terreno molto vasto, fortemente inquinato, su cui stiamo facendo anche lì della progettazione per iniziare a bonificare e riqualificare l'area. Per quanto riguarda invece il discorso dei roghi, che ormai sappiamo benissimo essere un problema molto sentito, ma da tanti anni peraltro, perché si parla almeno di una decina di anni di questo problema, stiamo lavorando sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista dell'ambiente. Dal punto di vista dell'ambiente, che è poi infine la mia competenza, nei prossimi giorni inizieremo una pulizia dei campi, che sono da dove provengono i roghi, sono i campi Rom, poi di Via Germaniana e di Strada dell'Aeroporto. Inizieremo una pulizia del campo, un abbattimento di tutte quelle case, di tutte quelle casette che non sono abitate, e una prima bonifica dell'area. Questo ovviamente andrà di pari passo con riuscire a far rispettare poi il regolamento, che tra l'altro non è ancora esecutivo perché sta facendo il giro delle circoscrizioni per l'approvazione, poi tornerà in consiglio comunale. Insieme a questo strumento, alla pulizia dell'area e a un maggior controllo delle forze dell'ordine, speriamo di riuscire almeno a ridurre il problema nel più breve tempo possibile, in attesa di raggiungere l'obiettivo del nostro programma, che è quello di eliminare completamente le baraccopoli. Assessore, spesso, poco spesso, anzi, si sente parlare di fauna in città, no? Di animali da preservare. Ultimamente si sente molto parlare invece del problema delle nutrie, perché l'amministrazione comunale sembra essere molto attenti sia alle tematiche ambientali che a quelle animaliste. Per cui si pone questo problema. Da un lato ci sono i coltivatori che hanno il problema delle nutrie che stanno popolando i corsi del fiume, dall'altro c'è il problema di non essere crudeli con questi animali. Come si risolve il problema? Come si può risolvere il sovrappopolamento di nutrie lungo i fiumi di Torino? A Torino città esiste il problema del sovrappopolamento delle nutrie, non è così forte e sentito, perché non essendo una zona propriamente agricola, ovviamente il problema è più nelle zone rurali all'intorno al terreno cittadino, quindi metropolitano. La città metropolitana in questo senso sta lavorando proprio a modificare quello che è il regolamento e trovare sistemi alternativi per
per la riduzione del sovrappopolamento delle nutrie, che non siano più cruenti come erano in passato. Ti ripeto, a Torino in questo momento il problema non esiste, per il Torino in città, quindi sul lungo il Po per intenderci non c'è questo problema. Però so che gli uffici di Città Metropolitana stanno lavorando proprio per superare un pochettino quello che era l'abbattimento della nutria e andare su sistemi alternativi. Spesso per tentare di affrontare tematiche del genere c'è bisogno di un raccordo tra quella che è l'assessorato e le varie realtà territoriali, quindi le circoscrizioni. Ecco, in questo senso sembra che negli ultimi tempi si stia effettivamente raggiungendo un accordo, un'unione di intenti, diciamo, tra amministrazione comunale e circoscrizioni. Effettivamente avete percepito il fatto che ci sia una volontà anche da parte delle circoscrizioni di mettersi in gioco e affrontare alcune tematiche ambientali assieme? Io sono sempre stato dell'opinione che parlarsi e confrontarsi sia sempre la cosa migliore. Penso di avere un ottimo rapporto con le circoscrizioni. Purtroppo la politica a volte si mette in mezzo a quello che è l'amministrazione e a volte ti ostacola un pochettino nel raggiungere dei risultati, però devo dire che sto trovando da parte di tutti una buona collaborazione, che spero che sia anche sentita dalla parte opposta, e penso sì che sia fondamentale collaborare e lavorare insieme per i territori, perché poi alla fine l'obiettivo che abbiamo tutti non è quello di fare il politico, ma è di dare delle risposte ai cittadini. Certo. Assessore, noi dobbiamo salutarci, innanzitutto la ringrazio per essere stato presente nella nostra prima puntata inaugurale di Habitat. Vi ricordo che potete seguire approfondimenti su questi temi e anche altri temi sul sito di Ecografi, www.ecografi.it. Potete scriverci quelle che sono le vostre opinioni, suggestioni alla email ecografi@gmail.com. Esattamente, vi invito naturalmente a risentirci e a rivederci con l'assessore, visto che le tematiche affrontate quest'oggi sono state molte, ma sicuramente vanno monitorate nel tempo, quindi speriamo nelle future puntate di Habitat di ospitarla nuovamente. Io vi ringrazio veramente tanto di questo invito e sono a vostra disposizione quando volete dei chiarimenti su qualsiasi tema, e spero la prossima volta di raccontarvi altri risultati dell'amministrazione. Grazie mille, assessore. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Se volete guardare la puntata di nuovo, se volete condividerla sui social network, la trovate sul sito di Ecografi, www.ecografi.it. Da qui è tutto, un saluto da Luca Puzzangara e Federico Cuomo. Un saluto a tutti i telespettatori.